ragazzi, io sono Anchisius e oggi si comincia Mega Man Star Force 2 Zekere X Ninja. Ok, me l'avete chiesto in tanti e lo farò. Mi avete convinto, alla fin fine. Problemino, io cosa avevo fatto? Avevo iniziato la partita, avevo fatto il primo e il secondo episodio. Ma cosa è successo? Camtasia non mi ha registrato l'audio di Mega Man. Porca di quella miseria, quindi devo fare nuova partita. Quindi inizio come Zekere e meno male che me ne sono accorto, perché sennò avrei potuto fare tre episodi e poi sputtanare l'audio. Sputtano Ninja su Auto Brother. Auto Brother è un sistema che consente di mettere i dati di un amico o di un parente in modo da farlo comparire nel gioco e diventare subito suo brother. Ok, inserisci il tuo Auto Brother, gli dai una specie di soprannome. Ok, come ho detto nella scorsa puntata, dedico a Rosso Matthews, chiamatelo come volete, l'Auto Brother. E ok, comunque se anche voi avete Mega Star Force 2 vi consiglio vivamente di iniziare come Zekere, se ne avete se volete. So che iniziare come Ninja è più figo, chi ha la versione Zekere Xaurian anche lì consiglio di iniziare come Zekere perché porta dei vantaggi che vedremo più avanti. Giovane e maschio l'ho scelto, scegli me non ti lo darò, sì. Infatti adesso ci dirà un po' di cose, mi dirà che questa pagina non sarà dove io posso cambiare le impostazioni se mi va. È l'anno 220X, grazie ai rapidi progressi nella tecnologia delle onde, la vita delle persone è diventata molto comoda e agiata. Geostal era un ragazzo di quinta elementare e sono ancora in quinta elementare. Oh, ragazzi, primo Mega Man, quinta elementare, secondo Mega Man, quinta elementare, terzo Mega Man, quinta elementare. Io comincio a sospettare che io sia stato baccato, ok? Mi sembra alquanto probabile che vive in questa società del futuro. Ciao Geo! È tantissimo comunque che non gioco un Mega Man ed è... mamma mia! Alcuni anni fa Geo perse suo padre in un tragico incidente. Per lui fu un tale shock che da loro uscì di rado dalla sua stanza. Poi, un giorno, la vita del giovane Geo subì una svolta inaspettata. Quel giorno incontrò un alieno con un corpo interamente elettromagnetico, EM. Ciao Omega! L'alieno si chiamava Omega Xyz e propose un affare a Geo. Ti parlo di tuo padre se mi lasciare usare il tuo corpo, ragazzo. Sembra un po' mercato nero questa cosa qua, è l'affare. Poi il timoroso Geo e il combattivo alieno si unirono, creando un nuovo eroe, Mega Man. E fino a qua non abbiamo dubbi, penso, sulla storia. Il destino volle che la nascita di Mega Man coincidesse con l'arrivo di una grave minaccia per la Terra. Gli abitanti di FM sferrarono un attacco alla Terra, ma Mega Man entrò in azione per difendere il futuro del pianeta. Mega Man rischiò la vita per battere gli abitanti di FM. La pace sulla Terra era stata ristabilita, tuttavia, a totale insaputa degli umani, quella pace stava per finire. Ton ton ton! Bene. Dopo aver detto la mia massa di stupidate, concentrarmi sulla storia. Sono passati 2 mesi dalla battaglia contro gli abitanti di FM. Finalmente è arrivato. Che è arrivato, Geo? L'avevo ordinato esattamente 2 mesi fa. Oggi sembri scoppiare di gioia, ragazzo. Non sai quanto l'ho desiderato. Non ne hai idea! Invece ce l'ho e come, te lo garantisco, negli ultimi 2 mesi non hai pensato ad altro. Ah, vivere con te non è facile, ragazzo. Presuppongo che questo sia Mega. Ehi, in che senso? Geo, sembra sempre che tu stia parlando da solo. Ok, non l'avevo mai notato, ma effettivamente per una persona che mi vede da fuori, sembro matto. Cos'altro posso fare? Nessuno è in grado di vedere il mondo delle onde. Oh, eccoti qua, Mega. Il tuo visualizer è davvero straordinario. Già, senza di essere umano come me non potrebbe interagire con un corpo M come te, Mega. Sono felice di averlo. Comunque, è il momento di aprire il pacco. Geo ha aperto il pacco. Questa frase suona male. Volevo assolutamente averne uno. A scuola ne parlano tutti. Geo ha tenuto il navigatore. Cosa sarebbe? Hai per caso comprato una nuova arma? Ci risiamo, sei sempre il solito violento. È un navigatore. Un nuovo tipo di interfaccia M. È molto utile e ha un sacco di funzioni. Puoi effettuare videochiamate, inviare email e conservare dati. Molto meglio rispetto a quello che avevo prima. Vediamo. Secondo le istruzioni, prima di tutto devo inserire il mio ID personale. Il tuo ID? Sì, il mio soprannome. Si usa quando devi scambiare informazioni con altre persone. E ovviamente quale potrà mai essere? Se non ovviamente Anchisius. Appena trovo la L. Z. Se non so neanche scriverlo, Anchisius. Sì. Ok, bene. E adesso? Aspetta, prima devo leggere le istruzioni. Vediamo.
Il navigatore include l'ultima versione del display aereo. Per accedere al display aereo devi dire accesso. Wow, è apparso proprio davanti a te. Ok, vediamo cos'altro abbiamo qui. Dice, puoi toccare ottenere il display aereo con le mani. Ehi, prova ad afferrarlo, ok? Wow, questo è veramente una figata. Wow, molto bello, davvero notevole, si può anche controllare direttamente. Ehi ragazzo, datti una mossa e finisci di leggere le istruzioni. Seleziona l'opzione profilo personale. Può visualizzare i tuoi dati personali. Ok, proviamo. Oh, ecco. Il profilo personale è riservato a te, ma puoi usarlo anche per condividere le tue informazioni personali. Come un biglietto da visita, insomma. Proviamo subito. Trova qualcuno a cui mostrarlo. Oh sì, possiamo mostrarla a lei, effettivamente. Ecco una persona. Sì, ma sono troppo timido per parlare con gli estranei. Sei sempre pronto a tirarti indietro, eh? Se non lo provi, non saprai mai se funziona o meno, giusto? Lo so. E mostrerò il mio profilo personale. Ok, e quanto ci voleva Geo, allora? Oh, ciao! È la prima volta che usi il tuo profilo personale? In effetti, sì, grazie. Non c'è di che. Per prima cosa, guarda il mio profilo personale. Si trova nello schermo superiore. Ok, Bonnie, amore, aspetto fisico, carnagione. Cosa vuol dire aspetto fisico, carnagione? Va bene, forza, legame, 210. La mia foto è venuta molto bene, non credi? La tua foto? Ti confiderò un segreto, sai quanti ragazzi si innamorano di me non appena vedono la foto del mio profilo personale? Si innamorano? Scherzavo. Ok, ora mostrami il tuo profilo personale. Geo Stella. Ok, me lo ricorderò. Grazie. Mi pare non ci sia altro da dire. Ah, giusto. Puoi anche spostarti tenendo il profilo personale aperto nello schermo superiore. Basta premere Select. Ricordatelo, perché può essere molto utile. Ok, lo ricorderò. Sto iniziando a capire come funziona questo navigatore. Ehi ragazzo, cosa c'è? Mi stavo chiedendo una cosa. Cos'è quello strano oggetto che vola lassù in alto? Dove? Su in alto, Geo. Oh, quella è una roba pubblicitaria. E cosa sarebbe? Una specie di arma? Visto, Ti ho detto che pensi sempre solo a cose violente. Le pubblicitarie fanno pubblicità. È come vedere uno spot televisivo in cielo. Così le aziende possono raggiungere molte più persone. Pubblicità, eh? E cosa starebbe pubblicizzando? Vediamo. Il film dell'orrore più spaventoso che ci sia. Fantapaura. Miseria. In tutti i cinema. Un film dell'orrore? Hai paura? Sei incorreggibile, ragazzo. Non ho paura. Lo sanno tutti che i fantasmi non esistono. Ecco perché non mi fanno paura. Chi ti prende, ragazzo? Cerchi di convincere a me o te stesso? Questa me la segno, è buona. Ehi, c'è qualcosa che non va in quella nave. Eh? Cosa? Si muove in modo strano. What? Ma cosa? What? What? Ti pare stia volando? Si è fermata. E sta anche cadendo su me. Ci viene addosso. Ah! Bene, Crash potevo fare meno. Per un pelo. Oh, cos'è stato? I soliti curiosioni di turno. Arriva della gente, dovremmo controllare personalmente. Finalmente un po' d'ansione, non vedevo l'ora. Parla per te, non dirmi che non sei curioso. So che adori armeggiare con le macchine e gli aggeggi tecnologici. Sì, non lo nego, non è cosa di tutti i giorni vedere una nave pubblicitaria da vicino. D'accordo, diamo un'occhiata. Ok. La nave pubblicitaria sta diffondendo un messaggio audio. Preparatevi al nuovo capolavoro dell'orrore, Fantapaura, in tutti i migliori cinema. Ok. Le previsioni davano bel tempo tutto il giorno. Invece piovono navi pubblicitarie dal cielo. Perché? Perché Capcom questa battuta del tubo? Il promo dice che è un nuovo tipo di film dell'orrore. Il titolo del film è Fantapaura. Forse andrò a vederlo con la mia ragazza, perché so che quando si spaventa si avvicina ancora di più a me. Volevi lezzo, non trovo più i tasti. Sgoccio, basta citare Zero. Adoro cruciare in giro. Se sento rumore mi fiondo subito sul posto per vedere cosa succede. Questa volta sarò in prima fila. Queste persone da me si chiamano betoniche. Ok, perfetto, avete ampliato la vostra cultura sul dialetto bresciano, perfetto. Questa nave è davvero magnifica. Ha un sacco di dispositivi per registrare in aria. Registrare, sì. Il suo centro di gravità è perfetto. Solo tu riesci a capire queste cose, delle cose del genere ad una prima occhiata. Ma perché è precipitata?
Dovremmo restarcene qui con le mani in mano senza far niente? Lascia perdere, ci penserà qualcun altro. Cos'è stato? Non hai sentito niente io, Gio. Adesso sento qualcosa. Il film dell'orrore! Più spaventoso! Fanta! Paura! Ma cosa sta mai? Nel messaggio pubblicitario si sentono strane interferenze. Ora! In! Cinema! Ah! Questo mi ha trappanato i timpani, perfetto. Cos'è stato? È peggio del rumore delle unghie che graffiano la lavagna! Questo rumore è insopportabile! Ah! Fantastico! Che fastidio, un rumore terribile! Ok. Non ce la faccio più! E ragazzo! Ah! Ascoltami, Geo! Cosa? Metti il visualizer. Sì, subito! Virus! Come se non mi cercassero tutte le volte! Ah! Quelli sono Virus M! Devono aver fatto precipitare la nave, quindi ci sono loro dietro questo terribile baccano! Ah! Al solo pensiero di tornare a combattere! Non sto più nella pelle! Non vorrei cacciarmi nei guai se possibile. Sei il solito fifone. No, è solo che non mi piace combattere quanto piace te. Sto perdendo la pazienza. Coraggio. Quel virus non si sconfiggerà da soli, ragazzo. D'accordo, mi trasformerò. Ti ricordi come si fa a trasformarsi, vero ragazzo? Che domande? Prima di tutto bisogna trovare un vortex. Ok, questa scena mi ricorda tantissimo la scena di Papyrus e Sans. Laggiù. Ho un vortex vicino a casa mia. Best videogioco ever. I vortex sono zone di distorsione spaziale. Piazzati sopra uno di essi e prima in posa terra. Così potremo effettuare il cambio d'onda e diventare Mega Man. E il mondo delle onde si aprirà dinanzi a noi. Tranquillo che a me non... Tranquillo che non me lo sono scordato. Ok, lasciati rinfreschi pure memoria. Ricorda che puoi vedere i vortex solo con il visualizer. Premi il pulsante Y per indossarlo o toglierlo. Ah, un'altra cosa. Se non sai cosa fare, premi il pulsante L. E ti fornirò qualche consiglio prezioso. Ok, andiamo. Sto a morire. Ciao Mega. Mi seguo in questo... In questo videogioco. Cambio da DM. Giustello. In onda. Hanno tolto il 6. È rimasto in onda. Non è più 6 in onda dal primo, ma è diventato in onda. Ok. Possiamo anche andare. Ehi, vai a parlare con quegli Earth. Ma perché devo parlare con gli Earth? Benvenuto nel mondo delle onde. Forse già lo sai, ma gli umani non possono vedere noi Earth mentre lavoriamo dietro le quinte. Nel mondo delle onde. Posso darti qualsiasi informazione sul mondo delle onde? No, grazie, so già tutto. E non ho salvato. Ma non mi elimineranno. Ok, andiamo. Yeah! Yeah è molto americano. Un momento. È passato parecchio tempo dalla mia ultima battaglia con i virus. Forse non dovremmo mischiarci. Oh, avanti ragazzo, non vedo l'ora di combattere. E lo faremo. Cascasse il mondo. Ok, ok. Se credi di non avere tutte le carte in regola, ti spiego subito come combattere. Allora, vuoi sapere come si combatte? No, decisamente no. Bene, andiamo. Battaglia d'ordine. In azione. Antonio cavalca. Ok, direi che possiamo posso spiegarvi velocemente io. Lo schermo inferiore contiene le carte che vi servono per combattere. I tasti che vi servono per combattere sono B, per usare il Mega Buster. Continuate a tenerlo premuto, fa dei colpi singoli. Se invece si carica, fa molto più danno. Con A prendete le carte, con A usate le carte e con giù agganciate i nemici. Io ho fatto la stessa cosa insieme stavolta. Ok, ce l'ho fatta. Bene, ma non è finita. Ok. Ok, per sapere cosa fa una carta basta premere R sulla carta. Infatti, aggiungere questa qua per esempio, aggiungere paralisi se la carta precedente è d'attacco. Per esempio, se noi aggiungiamo la granata. E no, scherzavo, meglio usare questi. No, anzi, potremmo fare... No, questi, perché sennò dopo non mi basta. Ok, comunque, ci sono anche i contrattacchi, come potete vedere ne ho appena fatto uno. E i contrattacchi danno delle carte boss. Per ottenere un contrattacco dovete colpire il virus nel momento esatto in cui lui sta per colpire voi. Ok. È un po' complicato spiegarvi, ma alla rapida, ne resta solo uno. Coraggio, ragazzo. Ma sto cercando di fare il mio meglio per spiegare anche a chi è nuovo i comandi. Ok. Qua abbiamo bisogno decisamente dei contrattacchi. Ok. Contrattacco. Ok, perfetto. Eliminato. Contrattacco. Eliminato. Adesso abbiamo una spada. Per colpirlo con una spada abbiamo bisogno di agganciarlo. Premete giù per agganciarlo e poi A per usare la carta. Sto perdendo tutta la mia voce, ma va bene, perché in realtà io ho già registrato 3 episodi, perché come ho detto prima, questo qua sarebbe la seconda volta che lo registro. Fino, li abbiamo sistemati. Ah, fino.
Finalmente ho rimesso in funzione i miei muscoli. Forse ti scordate di dire che, in realtà sono i tuoi muscoli. Che c'è, ragazzo? Stavo solo cercando di farti un complimento. Ti ho già detto che non mi piace combattere. Forse per me non combattere mai. Credo sia meglio per tutti. Sei una testa dura, ragazzo? Non fa niente. Almeno quel rumore fastidioso è scomparso. Ritrasformati e vediamo se è tutto a posto. Ehi, non dirmi che ti sei scordato come si fa. Premi il pulsante R o vai sopra un vortex. Così potrai tornare alla tua forma umana normale. Capito? Ok, ragazzi, ma mi fermo qua. Non farò neanche l'episodio dopo, perché ho la voce a quel paese in questo momento. Lo monterò invece molto volentieri, perché voglio subito presentarvi lunedì questa nuova serie. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. Vorrei che raggiungessimo almeno i 20 mi piace, perché so quanto vi piace questa serie e quanto piace a me, anche se il 2 non è stato secondo me un videogioco migliore. Ma comunque cerchiamo di arrivare ai 20 mi piace e non vi preoccupate, farò la serie in entrambi i casi. Ma il supporto non guasta mai. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bella, ragazzi.